in questo numero di Motori Magazine. MC20 Cielo, la supersportiva Maserati diventa Spider. Lancia inizia il Rinascimento. Bosch presenta le soluzioni per le officine del futuro. La supersportiva MC20 adesso è anche Spider. Maserati infatti presenta MC20 Cielo, una vettura capace di esprimere le performance da vera supersportiva, unite a un piacere di guida olistico e immersivo come mai prima d'ora. Equipaggiata con il rivoluzionario motore V6 Nettuno, la Cielo offre un perfetto mix di sportività e lusso grazie a un dettaglio unico nel segmento, il tetto in vetro retrattile, un vetro elettrocromatico all'avanguardia che con il solo tocco di un tasto sullo schermo centrale si trasforma istantaneamente da trasparente a opaco. Apertura e chiusura in 12 secondi ed elevato isolamento termico ne completano le caratteristiche. La MC20 Cielo pesa 65 kg in più rispetto alla coupé, grazie a una meticolosa progettazione della vettura. Nel design non c'è nulla di superfluo, l'unica concessione sono le porte butterfly. La portiera a farfalla permette un'entrata e un'uscita dall'abitacolo molto più comoda e confortevole, ma nello stesso tempo consente di ammirare il cockpit in carbonio e la ruota anteriore completamente libera. La versione di lancio è caratterizzata da un nuovo colore terzistrato metallizzato denominato acqua marina, disponibile all'interno del programma di personalizzazione Maserati fuori serie. La Spider vanta anche numerosi sistemi di sicurezza attivi, tra cui anche una nuova camera a 360 gradi. MC20 Cielo è dotata di un sistema optional audio High Premium Sonus Faber. Infine, l'esperienza a bordo è gestita dal sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant e da Maserati Connect. Ci sono felice di presentarvi la MC20 Cielo, che è la versione Spider della nostra Elocar MC20. Con questa macchina volevamo fare due cose: da un lato, mantenere e preservare le prestazioni eccellenti della nostra MC20 in termini di accelerazione, velocità massima e piacere di guida, e lo abbiamo fatto perché questa macchina accelera da 0 a 100 in 3 secondi, ha una velocità massima di oltre 320 km all'ora, e dall'altro volevamo creare una Spider che non esisteva nel mercato. Quindi una Spider in cui il cielo si vede non soltanto quando il tetto è aperto, ma anche quando il tetto è chiuso. Abbiamo quindi un tetto in vetro retrattile elettricamente e dimerabile, che quindi può diventare o tutto opaco o tutto trasparente. E con una superficie del vetro che è la più grande nel mercato. Quindi MC20 Cielo arriverà presto nei dealer e sarà disponibile per tutti i clienti nel mondo. Una nuova gamma di tre vetture in grado di coprire il 50% del mercato. La nuova Ypsilon nel 2024, l'Aurelia nel 2026 e la nuova Delta nel 2028, con il passaggio al full electric dal 2028. Sono questi i pilastri su cui poggia il piano strategico di Lancia, un piano che punta alla presenza in Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi e su una stima di 100 concessionari nelle 60 maggiori città europee. Il 50% delle vendite sarà online. Abbiamo iniziato a lavorare poco più di 12 mesi fa. Lo scorso settembre è stato approvato il nostro piano strategico, un piano a lungo termine, un piano a 10 anni, tre nuove vetture, una ogni 2 anni a partire dal 2024, e una aggressiva strategia di elettrificazione. Oggi, in questo evento, qui nei nostri uffici di Lancia, facciamo un altro passo avanti, apriamo Lancia anche ai mercati fuori dall'Italia. In particolare, abbiamo annunciato i nostri nuovi country manager in Francia, Germania, Belgio, Olanda e Spagna. Mi sembra il modo migliore per iniziare. Beh, abbiamo selezionato i mercati da cui partire, non solo guardando ai tradizionali KPI, ai numeri più tradizionali, ma abbiamo voluto dare importanza anche a tre nuovi indicatori che per noi sono rilevanti, come il Made in Italy, quindi la capacità di valorizzare il nostro prodotto italiano, il nostro stile di vita, così come è importante anche la rilevanza del mondo online, visto che puntiamo molto in questa area, e poi la rilevanza del B-segment, ecco, del segmento B primo. Se mettiamo insieme tutti questi indicatori, la lista delle priorità esce molto chiara, la UK è dentro e forse dobbiamo riprendere qualche decisione in questo senso. La divisione Automotive Aftermarket di Bosch è stata protagonista dell'edizione 2022 di Auto per Motec, che si è svolta a Bologna.
Bosch per l'occasione ha presentato tecnologie, software e servizi per le officine connesse del futuro. La multinazionale tedesca ha sviluppato Secure Diagnostic Access, che fornisce un'unica chiave di accesso ai contenuti diagnostici protetti. L'ultima versione software comprende dati relativi a oltre 90.000 veicoli di circa 150 marche. Bosch ha anche presentato ESI Tronic 2.0 Online, il software diagnostico in tre pacchetti di licenza: Diagnostic, Advanced e Master. E un nuovo tablet per la diagnostica con display da 11,6 pollici per avere tutto a portata di mano. Altra novità è rappresentata dal caricabatterie 12V ad alta potenza BAT 6120 con funzione di diagnosi rapida e alimentazione fino a 120A. Infine, con il filtro abitacolo Bosch Filter Plus Pro, le officine sono ora in grado di offrire ai clienti un'ulteriore protezione per la salute dei passeggeri del veicolo. Separa allergeni e pollini, polveri sottili, batteri e gas nocivi. Inoltre, la generazione Filter Plus Pro migliorata è anche altamente efficace contro virus e muffe. Siamo qua ad Autopromotec, la più importante manifestazione fieristica del settore attrezzatura per le officine, dove Bosch presenta tutte le sue novità sull'attrezzatura e sulle soluzioni software per l'officina di oggi e di domani.